Pescheria del Bugiardo è nient'altro che la sorella di Osteria del Bugiardo, però versione pesce. Quindi Osteria di Mare, che è quello che la stiamo facendo diventare nell'ultimo mese, dove la cosa bella è che si riescono a fare gli stessi aperitivi che offriamo nell'osteria, però versione pesce, quindi dal crudo piuttosto che l'ostrica, piuttosto che l'utilizzo del teppanyaki, quindi questa cottura importantissima che arriva dal Giappone, che ci permette di avere piatti caldissimi, anzi bollenti, appena scottati, però all'interno ancora morbidissimi e crudi. Il motivo per cui l'abbiamo aperta è stato quello di far assaggiare a più persone possibili l'abbinamento perfetto tra il pesce e il vino rosso, perché tutti quanti lo abbinano al bianco, alla bolla, eccetera, eccetera. In realtà un amico siciliano 10 anni fa circa mi fece assaggiare degli scampi crudi con un goccio d'olio d'oliva e un bicchiere d'amarone. Non ci credevo fino al momento in cui l'ho assaggiato e da lì mi è cambiato il mondo. E quindi la scommessa di farlo assaggiare a più persone possibili per fargli cambiare idea a tutti. Non mi aspettavo che in centro a Verona ci potesse essere un locale simile, ma devo dire che sono molto soddisfatto e al momento tutto era perfetto, è stato perfetto, dei bocconcini di pesce che possono rendere felici qualsiasi palato, dal fritto al crudo fino a qualcosa di appena scottato come sto vedendo in questo momento, stanno facendo un pezzettino di tonno. È una reinterpretazione incredibile, straordinaria. Abbiamo il piacere di essere da Pescheria, da Mariano Buglioni, che ha voluto coccolarci con un piatto straordinario, uno scampo freschissimo abbinato a un filo di olio d'oliva, ma con la possibilità di essere abbinato a un vino che sembrerebbe atipico per un abbinamento del genere, con il pesce, l'amarone, un 2018 raffreddato per dargli un po' di più golosità al piatto. La cosa straordinaria qual è? Che la parte tannica del vino e la parte alcolica tende a ripulire il palato di quello che è il grasso dello scampo e dell'olio, e contando 30 secondi la cosa incredibile è che riappare il gusto dello scampo. Questo lo dobbiamo come reinterpretazione a questa visione così effervescente tra pesce e vino nobile che ci ha dato Mariano Buglioni questa sera. Per poi arrivare a un'ostrica abbinata a un tipo di vino diverso da quello che è il solito champagne, perché questo vino era un vino all'apparenza torbido, quindi giallo, non il solito bollicine, non la solita trasparenza, ma un vino che sembra quasi un olio, che mi è stato spiegato dai titolari di questa meravigliosa azienda è un vino che mantiene quelli che gli altri definiscono scarti come la materia prima per fare un vino completamente diverso, e l'abbinamento è stato strepitoso, quindi veramente questa serata ci ha completamente stravolto i gusti che sono di solito abbinati al pesce, veramente strabiliante. Beh, bellissima, intanto la condivisione con nuovi amici, perché qualcuno conoscevo già, qualcuno ho conosciuto stasera, quindi per me cibo e condivisione, e stasera è stata la prova che veramente cibo e condivisione, ho mangiato benissimo, pesce, e i paccheri, top.